A 195 giorni dall'insediamento del governo tecnico, dall'Istat arrivano i dati sul quarto trimestre 2011 relativo ai mutui, crollati del 31,3% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Si tratta del calo più forte dal 1998, un decremento che ha interessato un po' tutte le regioni d'Italia, anche se con delle varianti a seconda che si tratti di mutui garantiti o no da ipoteca immobiliare. Sul fronte del lavoro intanto prosegue a distanza la polemica fra il ministro Elsa Fornero e i sindacati. Secondo il segretario generale della CGIL, Susanna Camusso, infatti affrontare il problema degli esodati in due tempi significa mostrare disprezzo verso le persone. Il ministro Fornero non sa di che cosa parla perché non ci sono persone al lavoro, ma si tratta soprattutto di persone in cassa integrazione in attesa di passare in mobilità, ha affermato la Camusso, per la quale il governo deve affrontare la questione esodati nella sua totalità, altrimenti non resta che sospendere subito la discussione sulla riforma degli ammortizzatori sociali.